Benvenuti in Autos. Oggi vi presento il nuovo modello di casa Ford, Ford Puma. La Puma si rifà a un vecchio modello appunto di casa Ford, viene rivisitata completamente in una chiave molto più moderna, in un modello decisamente più crossover e di moda rispetto appunto al modello che c'era prima. Oggi ve la presentiamo nell'allestimento S-T-Line X. La macchina presenta fari diurni a LED, impreziositi con i fari full LED adattivi optional sull'auto, i fari fendinebbia e sensori di parcheggio anteriori, optional sull'auto, presenti nel pacchetto Copilot Pack. E spostandoci sul lato della vettura troviamo i cerchi in lega da 18, bicolore, le modanature nere, i vetri posteriori oscurati di serie, le bande laterali nere che richiamano l'allestimento S-T-Line X, che è l'allestimento più completo e più bello della macchina, gli specchietti richiudibili elettricamente. Nella parte posteriore troviamo i fari posteriori a LED, i sensori di parcheggio posteriori e la telecamera posteriore, un optional su Puma S-T-Line X compresa all'interno di un pacchetto. Passando ovviamente all'interno della Puma, troviamo subito come la macchina rispetti la sportività dell'allestimento. Troviamo il volante in pelle tagliato con le cuciture rosse, il pomello del cambio in acciaio in abbinamento alla pedaliera, sempre in acciaio, i sedili in pelle tessuto, sempre con le cuciture rosse, che sono un po' la caratteristica principale ovviamente della macchina, le plastiche morbide e questa particolare rifinitura in carbon look sul cruscotto dell'auto. Ovviamente Ford Puma non dimentica la tecnologia. Troviamo le luci automatiche col sensore crepuscolare, spostandoci poi all'altezza del volante abbiamo il virtual cockpit, la strumentazione da 12,3 pollici, completamente virtuale digitale. Sul volante troviamo invece il cruise control, che integra anche il sistema adattivo, è un'opzione che si trova all'interno del Copilot Pack e che prevede anche i sensori anteriori di parcheggio, la telecamera posteriore, il sistema di parcheggio semiautomatico, il bliss e la sterzata evasiva. Sulla parte destra del volante troviamo i tasti per tenere sotto controllo le informazioni della macchina per il computer di bordo e i comandi vocali per le chiamate in entrata e in uscita e la lettura degli SMS. Il sistema di infotainment di Ford Puma S-T-Line X è dettato appunto dal sistema di Sync 3. Questo sistema, possiamo gestire tutte le funzionalità di questo sistema tramite il monitor da 8 pollici touchscreen e abbiamo la possibilità ovviamente di gestire la navigazione, sentire appunto la musica con anche il sistema appunto B&O specifico per questo allestimento e abbinare ovviamente i telefoni sia Android che Apple con la funzione mirroring screen. Attaccando appunto il nostro smartphone con una presa USB abbiamo la possibilità di ribaltare alcune applicazioni sullo schermo ed essere sempre connessi appunto con la macchina. Sotto il monitor da 8 pollici del Sync 3 troviamo il climatizzatore automatico e il supporto per la ricarica wireless dello smartphone. Nel tunnel centrale troviamo il pulsantino per le 5 modalità di guida. Infatti Puma, per venire ovviamente incontro alle esigenze di tutti i clienti, prevede una guida normale, ecologica, sportiva, a bassa aderenza e sterrato. A livello di sicurezza Ford Puma ovviamente ha superato tutti i crash test. Infatti la macchina ha 5 stelle Euro NCAP. Dicevamo appunto prima che di serie la vettura presenta già il sistema di mantenimento di corsia con il sistema di pre-collision, quindi che prevede il riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti. La macchina in più ha poi 6 airbag all'interno dell'abitacolo e gli attacchi ISOFIX per i seggiolini. Grazie a FordPass Connect noi siamo sempre connessi alla nostra macchina. Grazie a questa applicazione abbiamo la possibilità di aprire e chiudere la vettura da remoto, accendere la macchina per un preriscaldamento in caso di cambio automatico, il controllo dei livelli, quindi olio, liquidi, pressione dei pneumatici e tante altre applicazioni che potete scoprire grazie a questa app. Per quanto riguarda le motorizzazioni della nuova Ford Puma S-T-Line X, abbiamo disponibile un'unica motorizzazione che è un 1.3 cilindri EcoBoost in due potenze, 125 cavalli e 155 cavalli. Il 1.125 cavalli si può avere nella motorizzazione solo benzina oppure benzina mild hybrid, mentre il 1.155 cavalli è disponibile esclusivamente con l'alimentazione benzina e la batteria a supporto elettrico. Accomodandosi nella parte posteriore della vettura, senza modificare le impostazioni di guida, eppur essendo alto 1,90 m, Puma offre veramente un grandissimo comfort. Diamo un'occhiata al bagagliaio.
Su Puma si può integrare l'apertura elettrica del bagagliaio. La macchina ha un'ottima capacità di carico, si arriva fino a 450 litri circa, grazie al Megabox, che ci permette ovviamente di aumentare questa capacità di carico e soprattutto grazie al tappo, che permette di far defluire i liquidi, di lavarlo comodamente. Infatti, non ci crederete mai, ma tutte queste valigie possono stare tranquillamente all'interno del bagagliaio della Ford Puma. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e condividetelo. A parte gli scherzi, per qualsiasi informazione contattateci. Siamo sempre disponibili per una videochiamata per scoprire insieme la nuova Ford Puma. Contattateci!